cari amici, qualcuno di voi si ricorderà che abbiamo fatto qui altre, molte altre illustrazioni delle denunce da noi presentate. Questa è una delle denunce più interessanti che adesso Orazio, che è l'autore materiale della denuncia, vi illustrerà. Vi voglio tenere presente, fare presente che ci troviamo qui in una famosa località, Landa, dove è stato girato una buona parte del film che molti di voi sicuramente hanno visto, Pinocchio, non il famoso a caso. Pinocchio con Nino Manfredi e Gina Lollobrigida. In questo posto c'era appunto l'antro del gatto e della volpe. Questo alle nostre spalle. Laddove. Ah no, aspetta, laddove, aspetta. Questo edificio è l'antica costruzione del mulino di Veio. Il mulino di Veio, in varie fasi e ricostruzioni, esiste dal 900 avanti Cristo. Cioè questo basamento qua, ovviamente non le mura, perché le mura sono state rifatte probabilmente varie volte, ma l'abbasamento qua e lo sbalzo dell'acqua di roggia che viene da sopra e che metteva in moto le pale, esiste da 2900 anni, quasi 3000 anni. Tanto per dire che i cristiani sono quelli che hanno portato la civiltà qua a Roma, capito? Allora, perché questo posto è bello per noi ed è una scenografia, è utile? Perché possiamo dire quello che vogliamo qui. Tant'è vero che oggi noi diciamo che il gatto e la volpe, loro credono di essere, no? Matteo Renzi sarebbe il gatto. E la volpe è Gentiloni, soprannominato Gerolimoni. Allora, loro due si... No, per chi non sapesse chi è Gerolimoni, diamo un attimo un flash. No, Gerolimoni fu accusato di aver assassinato questo quello. Dov'era? Monte Libretti? Adesso non ricordo. Sì, era verso Monte Libretti, quella zona là. Sicuro? Sì. No, non vorrei che tu ti scambiassi con il famoso orco di Nerola. Ah, è vero, hai ragione. Mi confondevo. Allora l'orco di Nerola era uno che aveva una trattoria a Nerola sulla Salaria. Sì, ma il nome, il cognome era più o meno uguale. Sì, sì. E questo bravo ragazzo, qui ci passavano di, prevalentemente si fermavano dei rappresentanti di commercio, eccetera. Veniva presa pietà per queste povere persone e li uccideva portando via tutto quello che poteva portare via. Il famoso mostro di Nerola. Questi poi sparivano, capito? E questi rappresentanti di commercio sparivano. Era attorno al 1925 più o meno. 1920-25. Ricordatevi comunque, no, dopo la guerra. 1950. Ah, è vero. Mi confondevo sempre con Gerolimoni. No, Gerolimoni invece ci fu un caso, appunto, fu accusato di questo e di quello. Allora noi, il buon Gentiloni, che è erede di uno che ha fatto peggio, perché io preferisco... No, di una dinastia, non di uno. Ricordiamo sempre che il signor Silveri Gentiloni è discendente di una famiglia nobile, conte, di una marca marchigiana, esattamente, che papalina. Papalina, ma non solo papalina, gesuitica, esattamente, tant'è vero che per conto del Papa concordò con Giolitti la discesa in campo, che fu un danno eccezionale per la storia dell'Italia, per la democrazia italiana, dei democristiani. Quindi immaginate un po' che siamo ritornati dopo un secolo è stata all'origine. Diciamo la risorgenza di quel papalismo che giustamente la massoneria inglese attraverso i Savoia aveva cercato di circoscrivere esattamente, e poi gradualmente è riemersa attraverso molte operazioni politico sociopolitiche portata al potere dalla mafia sicuro americana definitivamente. L'ultima fase è stata quella. Nessuno può negare che la mafia sia democristiana. Andatevi a leggere tutte le storie vere della mafia e nessuno può negare. Non a caso si chiamano Mamma Santissima. Sì, ma è Mamma Santissima. Amen. Mamma Santissima, con una M sola però. Mamma. Allora dai avanti, finisci, dai. Allora, io ho finito.
perché dovevamo appunto fare riferimento a questo luogo, al Genius Loci, e siamo insieme anche... No, diciamo cos'è il Genius Loci. No, va bene, se lo vanno a cercare. Va bene, andate a vedere il Genius Loci cos'è. Siamo con l'amico Andrea. È un toponimo importante sapere che cosa è il Genius Loci, perché attraverso il Genius Loci si individua l'essenza profonda dell'ambiente, del luogo, dell'uomo e dell'ambiente. Del luogo anche puntiforme, diciamo. Certo. Qui ovviamente siamo nel cuore del Parco di Veio, e quale migliore retaggio per le denunce che noi stiamo facendo contro questi usurpatori totali? È qui con noi l'amico Andrea che... Oggi ha partecipato. Un grande promotore di battaglie civili, e per cui siamo ben contenti che si sia unito a noi per questa denuncia. Adesso tu devi illustrare. La leggo molto velocemente per punti essenziali. E allora è una querela per gli incostituzionali, illegali ed illeciti testi di legge ad personam, che tanto parlavano di il signor Berlusconi, si faceva le leggi a persona, che erano sì vantaggi, ma diciamo aziendali, no? Qui parliamo di vantaggi epocali, cioè gente che è stata estromessa come la popolazione italiana dal decidere del proprio futuro, di vantare dei diritti sui possessi, sui territori, sullo Stato, eccetera, e viceversa vengono agevolati invece quei soggetti anonimi, illegali, incostituzionali sul territorio nazionale, che prendono il loro potere da una dimensione mondialista che non ha nessuna legiferazione, nessun regolamento, nessuna regola. Ecco. E questi sono oggi i vampiri che sottraggono l'infra vitale agli stati, non solo all'Italia. E quindi questa denuncia è contro il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, contro Sergio Mattarella, Matteo Renzi, Paolo Silveri Gentiloni e i loro governi di arruffagalline. I capi d'accusa sono alto tradimento, corruzione di cittadini da parte dello straniero, attentato contro la Costituzione dello Stato, associazione a delinquere, truffa, usura, impiego di denaro o beni utilizzati di provenienza illecita, eccetera, eccetera. E i motivi sono questi, ecco i fatti. Dunque, bisogna ricordare che la denuncia attuale è focalizzata verso un indirizzo ben preciso, ma qui gli argomenti su cui andrebbe approfondita e discussa la vicenda ha molte prospettive, molte sfaccettature, e quindi qui dico è divenuta nota da documenti desegretati dal NARA, poi andate a vedere cos'è il NARA, nel novembre del 2017 la radice tirannica ed antidemocratica della Commissione Europea, che di fatto è il vero e effettivo governo non solo della Comunità Europea ma anche dei singoli Stati europei, che con direttive la cui emissione era appena accennata nel suo statuto originario di fondazione sta sistematicamente saltando dal 1993 il parere preventivo del Parlamento Europeo, e quindi è divenuto un mero orpello, un proforma, uno specchietto per le allodole, una facciata, una facciata presentabile di questa banda di delinquenti assoluti che gestisce l'Europa. La direttiva della Commissione Europea è equivalente al decreto legislativo italiano, quindi praticamente l'Europa non va avanti attraverso l'emanazione di leggi parlamentari, ma va avanti come il governo italiano e non solo, attraverso i diktat, attraverso le imposizioni di potere dall'alto, senza nessuna trattativa democratica. Dov'è la libertà? Assolutamente nulla. Uno strumento a partire dalla prima sua emissione del 14 dicembre del 92 per legiferare, e quindi trappola e soprattutto catene che imbrigliano il corretto sistema, procedimento della gestione dell'amministrazione dello Stato a partire in Italia dal 92-93, che sappiamo è stato
un coacervo di rivoluzioni più o meno violente, più o meno sottraenti libertà, diritti e quant'altro, che ha preso il nome di Mani Pulite, che in realtà è stato un colpo di Stato a tutti gli effetti, che ha stravolto, infatti, come tutti gli colpi di Stati, la vita sociale e democratica del paese. Bombe. Sì, ma il bello è che, al contrario, dal conoscere attraverso le informazioni dei media il fatto che nel 92-93, almeno a posteriori, non dico nel momento in cui avveniva il fatto, ma adesso, a distanza di 20 anni o 25 da quel momento, sarebbe stato auspicabile che un qualche organo di informazione, o le università o in Parlamento, qualcuno ci si fuori a dire: oh cazzo, abbiamo subito un colpo di Stato nel 92-93. Non c'è nessuno a tutt'oggi che abbia le palle e il coraggio per poter dire una cosa del genere. La paura si è impossessata degli italiani. Infatti. E quindi... c'è Tonino Di Pietro che cerca disperatamente un posto nel PD. Vabbè. Io direi nel PP. Vabbè. Allora, quindi viviamo in un momento, diciamo, che dura ormai da 25 anni, un momento lunghissimo, ma comunque tuttora non estinto, tuttora in azione, tuttora in esercizio, che praticamente ha sottratto attraverso una modalità fluida, melliflua, liquida, tutta, cioè quindi non appariscente, non rilevabile. Sotto traccia. Sotto traccia. E che ha creato questo aborto giuridico che oggi continuiamo a chiamare Stato, che in realtà è lo scheletro oramai sfinito e senza più muscolatura di quello che era il terzo, quarto o quinto paese economicamente più evoluto e produttivo al mondo. Come ci spiega molto bene la mafia alla presidenza della Repubblica. Non a caso, proprio fra gli anni 60 e 70, l'Italia anche a livello astrofisico, astronautico, era la terza potenza mondiale, come ha detto qualche giorno fa anche chi era... Giacobbo, ecco, non mi veniva. Quindi questo per dire, nello specifico, che riguarda la presente querela denuncia, la Commissione UE ha impartito ed ottenuto l'emissione delle sottodescritte leggi e decreti da parte del governo italiano, e quindi governi messi sotto scacco, sotto ricatto, dal fatto che non avessero aderito i cosiddetti investitori istituzionali, gli stessi fondi speculatori petroliferi kazari e le banche italiane controllate dagli stessi fondi speculatori petroliferi kazari che controllano i cosiddetti investitori istituzionali, non avrebbero più comprato i titoli di Stato italiani, come da noi denunciato illo tempore ripetute volte, cioè noi queste denunce le facciamo da oltre 10 anni, quando abbiamo avuto consapevolezza piena e fondata e soprattutto sostenibile sotto qualunque cielo e sotto qualunque procura della Repubblica che era in atto questa operazione. E quindi, per risolvere il problema del sistema bancario italiano, la cosiddetta soluzione finale alla questione italiana, come dicono in quel della City di Londra. Anche ad una rapida e superficiale disamina dei documenti appare immediatamente chiara la finalità dell'emissione ed irregimentazione di leggi e decreti che potrebbero essere accertate come induzione all'applicazione di leggi razziali contro i cittadini italiani, come abbiamo detto oramai decine e decine, per non dire centinaia di volte. E quindi il diktat era, ed è tuttora, operare sulle procedure esecutive immobiliari e sui fallimenti, tribunalizzandoli, cioè non mettendo più in condizione il cittadino italiano di andare a giudizio e una volta presentate le sue istanze vederle anche di tanto in tanto accolte, no. E quindi punto 2, permettere alle banche di fagocitare le aziende dei propri debitori, introdurre agevolazioni fiscali per chi opera nel mercato dell'NPL, andate a vedere che cosa è. Le tre richieste sono già state immediatamente e ossequiosamente attuate dal governo italiano sotto scacco, emettendo le seguenti leggi e decreti che stanno già permettendo dal 2016 ai fondi speculativi petroliferi kazari, georgiani e azerbaigiani, i cosiddetti ariani o ashkenaziti kazari, kazari con S, sono venuto a cazzari, kazari, c'è l'equivalenza, è uno spleen, vabbè, insomma,
Casari che documenti desecretati dal NARA, come dicevo prima, hanno dimostrato loro essere come fondatori e finanziatori del nazismo, nonché proprietari, appunto, come dicevo prima, della City of London, di acquistare gli immobili dei cittadini italiani fra il 10 e il 15 valore del valore iniziale d'asta, quindi gli regalamo anche le nostre case. Ecco l'elenco, come fu fatto già negli Stati Uniti, ricordiamocelo sempre. Anche in Spagna, l'operazione. Lo potete andare a verificare, basta che andate sui siti delle agenzie immobiliari e vedrete che ogni giorno gli immobili che andranno all'asta aumenteranno sempre di più. Allora vi invito a ragionare su questo problema che riguarda tutti noi e vi invito soprattutto a riflettere che per cambiare le cose bisogna assolutamente attivarsi ed è per questo che noi stiamo facendo questa denuncia, quindi vi invitiamo a verificare quello che stiamo dicendo. Ecco l'elenco legislativo, appunto, che ha favorito le leggi ad personam dei grandi gruppi finanziari Cazzari con due Z, diciamo. Stavolta ci sta bene. Decreto, punto 1, decreto legge numero 18 del 14 febbraio 2016 convertito in legge numero 49 dell'8 aprile 2016, cioè la riforma delle banche di credito cooperativo per favorire la concentrazione del sistema bancario oppure nelle casse di credito cooperativo e quindi regime di garanzia statale sulla passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte delle banche italiane di portafogli di crediti pecuniari qualificati come sofferenti. Non ci avete capito un cazzo, l'ho letto senza interruzioni, perché giustamente la gente, il cittadino, non deve capire un cazzo di quello che succede, perché sennò andrebbe a fare la rivoluzione domattina, come diceva Henry Ford qualche decennio fa. E quindi poi l'imposta di registro è addirittura agevolata per gli acquisti immobiliari sulle aste immobiliari giudiziarie. Con questo provvedimento anche le banche, la banca centrale le BCC, sono state inglobate nelle banche controllate dai fondi speculatori petroliferi cazzari, e cioè quelli di credito cooperativo. Pertanto circa il 98% delle banche italiane, e sono rimaste escluse solo le casse rurali, risulta controllato dai fondi petroliferi speculatori finanziari cazzari, con una Z solo, diciamogliela va stavolta. Lo Stato italiano, con la norma sopracitata, è stato costretto a garantire la vendita di mutui in sofferenza che avverrà al prezzo non stabilito contrattualmente e ciò che manca verrà pagato dai cittadini italiani, quelli che non hanno il debito con le banche, cioè siamo alla follia che dobbiamo pagare le banche pure quelli che non hanno nessun contratto in essere con una banca come me. È una cosa allucinante, cioè chiamare a rispondere uno che in giudizio non c'entra un cazzo è una follia giuridica, è la dissoluzione del diritto. Una cosa folle, semplicemente folle. Ma la dissoluzione del diritto è cominciata con lo sbarco mafio americano nel 1943 in Sicilia. Dobbiamo ricordarcelo. Mi ricordo il collegamento progettuale rispetto a quello che sta accadendo sugli immobili, che è collegato assolutamente alla mancanza di lavoro in Italia. È normale che se i posti di lavoro continuano ad essere latenti e le aziende continueranno a chiudere, una volta raggiunta la situazione in cui ogni italiano non sia nella condizione, perché le aziende chiudono, si perde il lavoro o si hanno addirittura dei contratti che vanno in peggioramento multiforme, quindi non soltanto dal punto di vista contrattuale ma anche dal punto di vista remunerativo, è normale che i mutui non si potranno più pagare e di conseguenza le case verranno confiscate a ognuno di noi. Pensateci. Già siamo circa 2/3 di cartolarizzati, cioè 2/3 degli italiani è cartolarizzato. Che vuol dire? Vuol dire che sei sotto scacco, sei messo lì all'angolino e aspetta che arriva il turno dopo e ti facciamo un culo come un secchio anche a te. Dunque, lo Stato italiano con la norma sopracitata è stato costretto a garantire la vendita di mutui in sofferenza. Con la norma suddetta i fondi petroliferi e speculatori finanziari cazzari pagano dal 2016 una tassa di registro bassissima sugli immobili acquistati all'asta, appunto, come dicevamo. Il secondo decreto infame è il decreto legislativo del 20 aprile 2016, e cioè il cosiddetto decreto mutui, ovvero l'attuazione della direttiva 17 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali,
sancita la possibilità di inserire nei contratti clausole di espropriazione agevolata senza passaggio dai tribunali in caso di inadempimento del debitore. Ma vi rendete conto? Allucinante. Cioè io questa cosa qui, quando parlavo della legge, perché tutto è partito nel 92, quando io poi mi resi conto e in una conferenza che ho tenuto attorno al 2003-2005, adesso non mi ricordo la data esatta, in una sala di conferenze di Roma, e dove c'era anche Marco Della Luna, che conobbi in quell'occasione lì, ed altri, c'era una sera. C'era anche Giorgio, c'era anche certo. L'amico Lollighetti, ecco, l'amico Lollighetti, oggi defunto, e altri, tantissimi altri. Era una bella assemblea quel giorno, era veramente nutrita la partecipazione, e io accennai la professoressa Conforti. Accennai a questo fatto della legge proveniva e promanava la legge 130, che ricordiamoci, la legge 130 del 99, che entrò poi in applicazione nel 2007, quando emerse fu realizzata Equitalia, entrò in atto nel 2007, non la conosceva nessuno, era una legge che era stata promossa e presentata come progetto di legge, niente poco di meno che da quel figlio di puttana di Andreatta, insieme ad altri, addirittura nel, mi sembra, 89, una cosa del genere. Quella cricca lì, Andreatta, esatto. Mortadella, esatto. Mozzarella, esatto. E quella gentaglia, e quella gentaglia lì mese appunto attraverso questa la legge 130 è passata attraverso Amato, Baffino D'Alema, Prodi 1, Berlusconi 1, Prodi 2, Berlusconi 2, e quell'altro figlio di puttana che è morto finalmente, che era pure Presidente della Repubblica. E ricordate che nello stesso periodo stavamo andando in Europa, non a caso si parla degli stessi tutto, personaggi. È tutto nel 92, 90, 91, è stato tutto organizzato ampiamente e progettualmente. Il 1992, allora, anno del Britannia pure. Certo. E quindi della privatizzazione della banca centrale. No, la privatizzazione dell'Italia. Dell'Italia in generale. Certo. No, ma è una privatizzazione, è un eufemismo assolutamente edulcorato, una porcheria semantica che invece dovrebbe essere chiamata regalia, no svendita. Regalia, perché la svendita già qualcosa recuperi, non una svendita, magari a un prezzo basso, ma qualcosa. Qui stiamo regalando l'Italia, i sacrifici di generazioni di italiani, non solo di noi. Ricordate quelli che sono morti sul Carso, come sul Carso è stato ferito mio nonno, che si è fatto 5 km col ventre squarciato e si è salvato, e fortunatamente sono andato anch'io. Dice, mi mortacci tua, poteva essere morto tuo nonno. Assolutamente no. E invece ringraziamo Razzo e Giorgio ad essere qua. Capito? Quindi questo per dire che ci sono stati generazioni di sacrifici anche cosciente sacrificio umano, andando allo sbaraglio alla baionetta o andando a fare la guerra in Crimea, che cazzo ne so, per ottenere visibilità internazionale, come si diceva all'epoca. In realtà sappiamo bene che perché è stata fatta la guerra di Crimea e compagnia. Non a caso la Crimea è sempre stata contesa da tutti, esattamente come l'Italia. Perché in Crimea c'è un sacco di cose, come i Dardanelli in ogni caso, sempre quei due laghi, quei due mari che in realtà sono dei laghi, il mar Nero. E lì c'è di tutto, i punti focali nel mondo sono sempre stati quei tre o sempre quattro, quelli. Quindi questo per dire che noi ce la battiamo continuamente con questi infami, e anche stavolta la sfangheremo, non vi preoccupate, perché come si dice il detto popolare, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, e le donne in genere sanno una più del diavolo. Noi ancora abbiamo tante donne con le palle, come ad esempio anche nei movimenti Novax. Le ovaie, diciamo, perché le donne con le palle. Quando parliamo di Novax, il 90% dei partecipanti, degli attivisti dei Novax, sono donne. Quindi diamo onore a queste donne con le ovaie o con le palle, come vorrete dire voi. Le grandi mamme italiane. Le mamme che quando gli tocchi i figli so cazzi. Hanno fatto il passo sulla merda, questi nostri cari governatori Renzin, nella sua idiozia assoluta, nella follia allucinata che c'ha lei, della sua ignoranza assoluta, non sa neanche perché vive, probabilmente, a parere mio, perché una persona del genere non è assolutamente capace di intendere e di volere. Non è fulcro, lei è soltanto una pedina. È una pedina. Soltanto. Comunque viene dall'organizzazione cattolica, ricordiamocelo bene. Assolutamente. E quindi questi signori fanno
eseguono le direttive come stiamo dicendo adesso. Esatto. E allora andiamo avanti. Quindi, in merito ai contratti di credito dei consumatori relativi ai beni immobili residenziali, sancita la possibilità di inserire nei contratti clausole vessatorie, ovviamente, di espropriazione agevolata senza passaggio dai tribunali in caso di inadempimento del debitore. Io queste cose le dicevo 12-13 anni fa in conferenze e non mi ci credeva nessuno. E quando adesso cominciano a essere oramai quasi 800.000 i beni pignorati immobili ai cittadini italiani fra imprese agricole, aziende industriali, case popolari, case private, residenziali, eccetera. Ecco, oggi forse qualcuno comincia a rendersene conto. Con questo provvedimento i nuovi contratti di mutuo prima casa dal 2016 hanno una clausola per cui le banche, ovvero i fondi petroliferi e speculatori finanziari gazzari, che è stato scoperto che le controllano, se il cliente non pagasse 9 rate anche non consecutive, anche se ne avesse già pagate 100 su 120, vedi, mannaggia, qua mi è scappato, 100 rate su 120, 10 rate su 120, anche 100, anche 110, mi è scappato, vabbè, diventeranno proprietari automaticamente dell'immobile senza neppure la necessità di pignorarlo, non c'è manco più bisogno del pignoramento, te levano casa e tu non sai che c'è un compratore e tu abiti dentro casa e uno un giorno ti bussa una delle porte e ti dice guarda che lei se ne deve andare entro 2 ore. Questo è puro bolscevismo, ricordiamocelo bene. Ricordiamocelo bene, questo è puro bolscevismo. E questo si chiama espropriazione di massa, sia delle case che delle imprese, che del lavoro, che dell'impiego e così via. E quindi il collegamento con i neocons, col trotskismo, i cattocomunisti e tutta... È una genia infame che si tramanda nelle generazioni, una banda di assoluti amorfi, illegali, inumani, gente inumana, senza nessuna sensibilità, comprensione, etica, morale, cioè, dignità, eccetera. Questa è una incostituzionale sperequazione in danno dei cittadini italiani. Decreto legge, appunto, terza legge del cazzo ad personam, decreto legge numero 59 del 3 maggio del 2016, avete notato bene che tutto è stato fatto in 2 mesi, 2-3 mesi, e si chiama decreto banche, ovvero disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Ci hanno aggiunto uno spiraglietto, un lumicino, no? Un qualcosa, no? Per dare un contentino. Introdotto il pegno non possessorio sui beni mobili inerenti all'esercizio dell'impresa, sancita la possibilità di inserire nei contratti di finanziamento fra istituti finanziari ed imprese la cessione del bene immobile concesso in garanzia che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore, quindi diventa immediatamente proprietà del creditore. Istituito il registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, limitati i tempi delle istituito il registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali e poi altro punto, limitati i tempi delle aste giudiziarie e delle opposizioni nelle esecuzioni immobiliari, è sancita la possibilità dopo 3 aste deserte di un ulteriore ribasso del prezzo base fino alla metà. Quest'ultimo provvedimento significa che poiché ad ogni asta il valore iniziale d'asta viene ridotto del 25%, significa che alla fine della terza asta c'hai il 25%. E quindi l'immobile, la quarta asta, può essere venduto al 12,50% del suo valore iniziale, cioè se una casa vale 200.000 euro la potete trovare in vendita a 25.000 euro. Questo per capire che razza di affari fanno questi figli di puttana delle banche. E quindi sono le esatte condizioni che si erano realizzate nel 1929. Infatti dal 2017 gli immobili dei cittadini italiani vengono venduti all'asta ad un prezzo irrisorio, lasciando ancora il mutuatario debitore dell'importo residuo non riscosso dalla banca, perché quando tu hai un debito di 100.000 euro, se dalla vendita della casa ci fai 12.500 euro, tu gli devi dare ancora 87.500 euro alla banca, salvo i mutui che già... Salvo un colpo di pistola al direttore della banca, della filiale. Certo.
incominciamo a sfoltire. Aspettiamo che qualcuno incominciamo a sfoltire. Eventualmente anche contro un magistrato incominciamo che avalla queste cose. Il Walk of Change invece promuove una lotta non violenta, in questo mi dissocio, ma sono d'accordo che la denuncia è sempre lo sarà. Allora, e quindi abbiamo detto circa il 90% degli immobili oggi all'asta si tratta di esecuzioni immobiliari su mutui ipotecari fondiari, pertanto si tratta di esecuzioni sulla prima casa dei cittadini italiani. Questa è una iniqua persecuzione contro i cittadini italiani. Occorre focalizzare bene. E quindi, oltre a tutto, quanto sopra descritto, sono attualmente in corso di approvazione altre norme che non sto qui a dire per brevità, riforme che semplificheranno ulteriormente l'esproprio a prezzi irrisori della prima casa della classe media italiana. Lascio altre considerazioni. Tutto questo ovviamente ha influenzato anche il mercato immobiliare normale, tradizionale, con conseguenze economiche disastrose, trascinando anche diciamo, il resto del commercio e delle mediazioni immobiliari a livelli veramente drammatici, perché praticamente nel giro di 10 anni i prezzi degli immobili sono calati circa del 100%, del 50%. Allora, tralascio, e quindi arriviamo a due elementi. Enomisma, a proposito di nomi che appaiono come lampi nel cielo di tanto in tanto, Enomisma era una rivista mensile molto nota in certa epoca, no? Che aveva personaggi di rilievo come... Enomisma di Mortadella. Certo, non lo volevo dire, te l'ho fatto dire a te. Certo, Prodi. Esatto. Che all'epoca andava in giro come se fosse un santo illuminato che vedeva, le faceva l'oracolo e lui prevedeva... Grande economista. Ha visto anche dove era nascosto Moro. Vedeva le tazzine, lui vedeva le tazzine che vagavano sul tavolo e lui indovinava che era a via, come si chiamava lì? Via Gradoli. Lui vedeva che era via Gradoli, poi però ha detto no, ma non pensavamo che fosse via Gradoli, abbiamo ritenuto che era più attendibile che fosse il paese Gradoli, no? E mandarono i NAS e i Nocere e tutto quello che il sismi nel suo complesso a vedere che cazzo c'era a Gradoli. E i sommossatori anche al lago, a vedere avessero buttato Moro nel lago. Addirittura al lago di Martignano! Sì, il lago di Martignano. A scandigliare le profondità del lago. E quindi preda di pesci di lago. Allora. A riferimento della presente querela occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione dello Stato italiano, qualora fosse ancora in vigore, la Repubblica controlla il credito. Questo dice l'articolo 47, in estrema summa. Mentre ora sono i fondi speculatori georgiani e azerbaigiani che controllano l'esercizio del credito in Italia. Questo di fatto è questo. Hanno devoluto attraverso queste leggi che abbiamo visto tutto il potere esecutivo per il recupero del credito, che noi non siamo assolutamente d'accordo su un processo logico del genere, ma può avere avuto fondamento per 2500 anni, 3000 anni, in qualche modo ha funzionato più o meno, e quindi si potrebbe prendere come base giustamente il diritto fallimentare. Anche il diritto fallimentare è stato stravolto, ma non apriamo, ecco, questo non l'avevo considerato, mi è sfuggito, vedi, non avevo considerato questo aspetto, e tanto arriverà al prossimo, non vi preoccupate. Quindi la violazione dell'articolo 47 della Costituzione dello Stato italiano costituisce a tutti gli effetti un attentato alla Costituzione dello Stato, che fino al 2006 era punita con l'ergastolo, poi appositamente e preventivamente depenalizzata a pochi anni di reclusione, ma ancora comunque reato. Quindi, per estrinsecare meglio il concetto della precisa e decisa intenzionalità e volontà di tradire la Repubblica del popolo italiano tutto,
Occorre qui ricordare che l'istituzione analoga del Portogallo nel 2015 ha assunto il controllo pubblico della sua banca centrale, acquisendo attraverso tutta una serie di procedure appunto il 51% da parte dei detentori delle azioni. La stessa cosa era già stata compiuta in Austria nel 2010, ancora in Islanda nel 2008, a dimostrazione che è operazione perfettamente fattibile, quindi sarebbe sufficiente. Siamo ancora in tempo, svegliamoci! Che il Tesoro italiano acquisisse il 51% di Banca Intesa, di Unicredit, di Carige, di Cassa di Risparmio. Lo deve acquisire, lo deve requisire. Non solo, ma nazionalizzare. Nazionalizzare, che è la requisizione assoluta e non c'è discussione di nessun tribunale. Cioè lì te prendo la roba perché io Stato te l'ho solo delegata a te. Lo Stato è proprietario del territorio, là il possesso del cittadino è solo una subdelega dello Stato che ti concede di gestire quel territorio. Diciamo che le chiamano banche pubbliche, ma sono sempre e comunque banche private. E certo, allora per tornare al discorso, quindi è una cosa fattibile, basta comprare il 51% di queste banche. E vi dico pure come, perché queste banche detengono 265 voti nel Consiglio d'amministrazione della Banca d'Italia, che è complessivamente di 529 votanti, che ricordiamo sempre da 93, appunto, come diceva appunto Andrea, è una società per azioni, e con queste acquisizioni si andrebbe a comprare il 51% delle azioni e quindi avere poi il 51% dei voti. Fra l'altro il Tesoro, con tutte le regalie che ha fatto in questi anni, ha recentemente assunto la maggioranza azionaria del Monte dei Paschi di Siena. Allora basterebbe fare la stessa operazione che quelle cinque banche che abbiamo detto e ricordare due o quattro o cinque elementi, e cioè che il bilancio dello Stato è oggi attorno agli 800 miliardi di euro l'anno, e quindi non sarebbe un problema acquistare il 51% di quelle banche che abbiamo detto. Perché? Perché nel frattempo quelle banche, a seguito della speculazione finanziaria a Schenazita, che è pure idiota, oltre che diciamo vorace, no? È come un pesce cane è vorace, ma se tu sai sfruttare la tua voracità lo ammazzi come niente fosse. E questo è uguale. Però ovviamente lo ammazzi se lo vuoi ammazzare, se non lo vuoi ammazzare gli fai le fotografie e dici ho fatto, oh che bello, io sono un ambientalista, faccio le foto. No? Quello va bene nei tempi normali, nel tempo di guerra bisogna comportarsi secondo il codice di guerra, che è una cosa diversa, e noi introdurremo il codice di guerra nel momento in cui entreremo al potere, su questo non c'è ombra di dubbio. Quindi col codice guerra poi andremo a verificare il comportamento di quelli che hanno operato in questo modo assolutamente infame in questi ultimi decenni. E allora, quindi avevo detto basterebbe comprare. Quindi che cosa aspettano i governatori della Banca d'Italia a procedere in tal senso? E i governi? L'85% di questa società infatti è il cosiddetto capitale flottante di queste cinque banche che dicevamo prima, ossia disponibile l'acquisto giornaliero in borsa, quindi acquistabile sul mercato anche dal Tesoro dello Stato italiano. Basterebbe un semplice decreto, uno, no, non tanti, come quelli che abbiamo letto, che sono poi, non ho citato gli altri degli anni precedenti e quelli successivi per non entrare troppo nel dettaglio e non approfittare troppo del vostro tempo, però basterebbe appunto un semplice decreto legislativo, quindi senza passare neanche con il Parlamento come fanno di solito questi infami qua, emesso dal governo, che in quanto tale, decreto legislativo e non decreto legge, salterebbe il vaglio del Parlamento, costringendo il Tesoro ad acquisire sul mercato aperto il 51% delle azioni delle sei suddette società, ottenendo in automatico il controllo pubblico di Banca Italia, sborsando alle quotazioni attuali delle azioni di queste banche, tutte a meno di 2 euro per azione, solo circa 30 miliardi di euro, cioè praticamente un trentesimo di quello che è il bilancio dello Stato italiano. Ma il bello è, poi ci arriviamo dopo ad altre considerazioni, insomma praticamente che oggi andrebbe a pagare 30 miliardi quando 8-10 anni fa avrebbe pagato nel 2008 240 miliardi, ricordiamoci che nonostante quello che dicono sull'euro la svalutazione è comunque più o meno attestata attorno al 3-4-5% l'anno, quindi non è 240 miliardi del 2008 uguale a 240 miliardi di oggi.
ma sarebbe quantomeno attorno ai 300-350 miliardi di oggi. Cioè oggi pagheremmo 10-15 volte di meno di quello che avremmo pagato 8-10 anni fa. E allora è necessario soltanto la volontà. Non si presenterà mai più una possibilità così ghiotta, conveniente per il tesoro di acquistare a un prezzo così basso il 51% di queste 6 società, al fine di riottenere il controllo veramente pubblico a quel punto della Banca d'Italia. E perché i consigli dei ministri e dei governatori non lo fanno? Non è che queste cose le sappiamo solo noi. Io non so quale possa essere l'intelligenza di Matteo Renzi, di Gentiloni. Vabbè, ma i direttori generali della Banca d'Italia lo fanno. Eh sì, certo. Quelli loro lo sanno, ma se lo tengono per loro. Certo. Anche perché sappiamo chi sono. Certo. Sappiamo bene chi sono i direttori generali della Banca d'Italia. Quindi, tralasciamo altre considerazioni. E fra l'altro, essendo controllata dai controllati, la Banca d'Italia non ha più controllato su anonimismo, usura, i derivati venduti come fosse pane agli enti locali, alle regioni, che oggi sono indebitati per 900 miliardi di euro contro truffe palesi di queste banche gazzare, che hanno potuto vendere questi pacchetti contraffatti solo perché hanno dato la tangente a quel figlio di puttana del segretario generale, del direttore generale della regione Lazio piuttosto che della regione Emilia o del comune di Roma e del comune di Milano, no, e così via. Quindi si sono presi una bella mazzetta di 1, 2, 3, 5 milioni di euro, che cazzo gliene fregava se poi ai cittadini italiani gli lascia un debito di 900 miliardi di euro, che gliene frega. Quindi, tornando a noi, il signor Berlusconi, vale la pena di ricordare, che nel 2005 emise una legge che fu anche votata in Parlamento, incredibile, la 262 del 2005, non so se qualcuno se la ricorda, che è quella che istituiva, ricostituiva la valenza pubblica della Banca Centrale, Banca d'Italia. Ah, ci fu anche un'offerta, l'operazione era di Tremonti. La cosiddetta legge Tremonti, bravo, devi ricordarvi bene. La legge Tremonti che appunto formalizzava un nuovo statuto della Banca d'Italia, dove appunto la Banca d'Italia tornava ad essere pubblica, ma non gestendo più le tre banche BIN che sappiamo furono regalate dal signor Prodi, anche quelle, ma che comunque riportava sotto il controllo del Ministero del Tesoro la grossa parte della operatività della Banca d'Italia. Quindi ci fu un'offerta in denaro che fu rifiutata dal governatore della banca. Allora, non ci sono più giustificazioni. Una domanda: perché il Consiglio dei Ministri dei passati governi ed il governatore della Banca d'Italia non lo hanno fatta questa operazione che dicevamo prima e continuano a non farlo? Da considerare inoltre che il pieno controllo della Banca d'Italia da parte dello Stato permetterebbe anche di far terminare l'emorragia degli interessi sul debito pubblico, che assomma a 120 miliardi di euro l'anno, andando e immettendo al posto di euro biglietti di Stato esenti da debito in lire o in talleri, come cazzo vi pare a voi, nella divisa che più vi piace. No, il tallero è un valore reale. Vabbè, quello che volete. Come la stellina d'oro. Nel fiorino, nel paolino, quello che cazzo vi pare a voi. Quella che vi pare a voi. Dategli la comunicazione che vi pare. Che comunque sia sotto il controllo della Banca d'Italia. Si risparmierebbero, come ho detto, circa sui 120 miliardi di debito, di interesse sul debito pubblico che paghiamo tutti gli anni. Si incomincerebbe a ridurre l'importo dell'interesse, e quindi non sarebbero più 120 miliardi ma magari 100 miliardi, per cui è vero ne tiriamo fuori 30 per comprare le banche, ma immediatamente entro l'anno ne recuperiamo 20 o 30, forse anche 50, dal fatto che risparmiamo sugli interessi del debito pubblico. E quindi è evidente che si sono alternati in questi anni e avevano altri interessi appunto, questi governi che dicevamo noi, o comunque motivi per non farlo, forse su suggerimento dei fondi di speculazione, cos'altro se non altro tradimento? E allora
su questa base che fanno gli interessi a livello sovranazionale e non nazionale per noi come popolo e cittadini italiani. Ecco, ecco le nostre firme, in modo che si legga bene. Ecco qua le nostre firme sulla relata del verbale di deposito. Vogliamo vedere quanti procuratori della Repubblica fanno a corsa per acquisirsi il incarico su questo procedimento da instaurare. Vero signori magistrati, signori procuratori, dove cazzo state? Allora, queste leggi, ricordiamocelo bene, sono state fortemente volute da due democristiani. Ricordiamocelo sempre, Andreatta e Mortadella. Questo ve lo dovete ricordare, chiaro? Non queste leggi in particolare, cioè tutto il proseguio e diciamo l'indebitamento dell'Italia, il percorso tappezzato di leggi una più infame dell'altra, fra l'altro la più eclatante, la più immonda, che è quella che dicevo prima, cioè la legge 130 del 1999, a cui hanno contribuito equativamente tutti i governi e tutti i parlamenti a partire dal 1992 in poi. Questo per dire. Allora, qualcuno deve aggiungere qualcosa? Sì, io voglio aggiungere questo. Io sono molto favorevole all'occupazione delle abitazioni di proprietà delle banche da parte delle famiglie di senza tetto. Questo lo dico subito e questa è la cosa che si deve fare. Occupazione generale, non l'occupazione di quelle povere abitazioni che spetterebbero a una o quell'altro, certo, che ha vinto la possibilità di averle, certo, delle banche. Quello devono fare i cittadini, non occuparsi reciprocamente la casa, devono occupare e respingere con le armi in mano chi vuole riprendersene. Tutte le abitazioni, tutte le proprietà delle banche devono essere occupate dal popolo. Sempre, concludo, so long. Io concludo dicendo che naturalmente con questo atto ufficiale, noi sanciamo ufficialmente questa collaborazione che spero durerà in eterno tra Alba Mediterranea e The Walk of Change. Anche Assoconsumatori comunque. Anche Assoconsumatori naturalmente, scusa Giorgio se non tu sei sempre presidente di Assoconsumatori. Assolutamente sì, ma questo per far capire che cambiare si può. Questo sancirà, insieme adesso a questo legittimo voto di protesta che sta per arrivare, e parliamo del 4 marzo 2018, dove ci saranno le prossime votazioni politiche nazionali, in cui con questo inizio di legittimo voto di protesta noi sanciremo l'inizio di un percorso molto più grande che appartiene a un altro tipo di casistica e si chiama disobbedienza civile. Quindi invitiamo tutti gli italiani a capire che per cambiare le cose c'è bisogno di partecipazione, c'è bisogno di collaborazione, ma soprattutto c'è bisogno di attivismo, e noi qui con la nostra unione e con il fare che stiamo dimostrando, dimostriamo che l'azione porta risultato. Ma se continuiamo a lamentarci e non a entrare di fatto nel problema delle cose, le cose non si risolveranno, i problemi non si risolveranno mai e non cambieremo nulla. Grazie. Sempre, so long, come sempre, sempre. Laudetur priebus, dice lui. The Walk of Change, il cammino del cambiamento, libertà.